abbiamo iniziato già formalmente la seduta, c'è stato questo momento di interruzione e a questo punto approfitterei dal fatto che la connessione è stata ristabilita per darle la parola e chiederle appunto di intervenire cercando di contenere il suo intervento in una decina di minuti, così poi i colleghi eventualmente potranno fare delle domande. Prego dottore, a lei la parola. Allora, il primo elemento credo sia corretto per tutti i presenti, perché credo che molti di voi conoscano, il CNCA è il Coordinamento Nazionale delle Comunità d'Accoglienza ed è la più grossa rete italiana che si occupa di tossicodipendenza, di prevenzione, giovani, eccetera. Stiamo parlando di circa 300 gruppi in tutta Italia, stiamo parlando del gruppo Abele piuttosto che di altri gruppi che ormai da 40 anni sono attivi su questi temi. Entrando in maniera molto precisa rispetto alle due proposte di legge. Il primo elemento che vorrei comunicare alla Commissione, ringraziando per l'invito, è un forte rischio che abbiamo già avuto altre volte, ma che io ho già espresso ad alcuni degli onorevoli lì presenti. Il fatto che probabilmente stiamo facendo un ragionamento che rischia di guardare da due buchi della serratura diversi problemi, un problema simile, ma con un elemento, e questo è un invito alla Commissione di prospettiva, sicuramente la necessità attuale è quella di andare a rivedere complessivamente la 309. Noi stiamo parlando, credo che molti vi abbiano portato i dati, io ne accennerò solo alcuni, stiamo parlando di una legge nata 30 anni fa in un momento di emergenza. Voglio ricordare i dati da cui partiamo, stavamo parlando in quei giorni mentre la legge veniva approvata di circa 1300-1400 morti per overdose quotidiane in un anno in Italia, stavamo parlando di una recrudescenza fortissima dell'HIV, di morti, e quindi di una situazione che vedeva un mondo giovanile devastato. Stavamo parlando di circa 300.000 persone coinvolte solo sul tema della tossicodipendenza da eroina. Quindi un ragionamento, ed è quello, noi stiamo andando a emendare, a ragionare su una legge che era nata in un momento di allarme, di fenomeni e di ragionamenti profondamente diversi. Perché dico questa cosa? Lo dico mettendo un po' le due proposte di legge in parallelo. Il primo elemento essenziale di cui discutere, e cui invito gli onorevoli a ragionare, è che tipo di prospettiva stiamo leggendo quello che è il consumatore di sostanze, non il grande spaccio, non la persona che ha scelto di non fare questo tipo di consumi, perché le due leggi presuppongono due letture della stessa situazione. Il gruppo di ragazzini in un parco che sta consumando hashish o marijuana, su cui immaginatevi, noi lavoriamo quotidianamente e quindi nessuno credo ci possa accusare di essere superficiali oppure no, o troppo, e quindi con quel tipo di le due proposte, soprattutto la proposta Molinari, ci sembra prefiguri in quel gruppo di giovani dei potenziali spacciatori, nel senso che il ragionamento qual è? È che in quel momento noi abbiamo tre presupposti della legge che si vogliono in questo momento inasprire con le pene, che sono: uno, una possibile quantità di sostanza che non è solo per il consumo personale di una persona. Due, il fatto che potrebbe esserci che il semplice possesso di cannabis o marijuana, sostanze legate alla stessa sostanza originaria, l'hashish, possono presupporre, essendo due sostanze classificate in maniera diversa, un arresto per spaccio secondo l'attuale sistema legislativo. Terzo, l'eventuale assolutamente inappropriato, assolutamente preoccupante possesso di una sostanza anche minima di altro tipo prefigura per la legge attuale anche qui non solo l'essere possessore ma più sostanze, più di due, tre sostanze anche in minima quantità presuppongono lo spaccio, e quindi ci sembra che la proposta Molinari nel suo inasprimento delle pene, l'arresto immediato o è obbligatorio in flagranza di reato, rischia di non cogliere assolutamente il significato di quel messaggio e di quel momento che sicuramente da educatori, da comunità, da percorsi ci sembra
abbiano bisogno, noi l'abbiamo affermato più volte, anche attraverso una segnalazione delle forze dell'ordine, no? Ma di incontrare un educatore, un servizio per le dipendenze, la rielaborazione del significato di quel consumo. E quindi ci sembra assolutamente, come già detto dalla Corte Costituzionale spesso, attenzione alla sproporzione delle pene già attualmente definite piuttosto sproporzionate rispetto al reato in quanto tale, che rischia di far pagare non tanto ai grandi spacciatori, non tanto alle organizzazioni, ma al giovane ragazzo che fa l'acquisto collettivo piuttosto che l'errore di quel momento, un momento decisivo. Noi riteniamo che un giovane, una persona che consuma, una persona per la quale non abbiamo un onere della prova di spaccio, debba incontrare un educatore, un servizio e non sicuramente. Infatti non vediamo nella legge Molinaro, al di là di questo, la possibilità immediata invece di come segnalare, prevista dalla 309, di come preparare e costruire immediatamente, prima ancora dell'arresto, alla prima segnalazione, un percorso che è già nella 309, entro le 24 ore, 48 ore, di un possibile percorso di presa in carico del servizio, di possibile ascolto, di possibile definizione. E quindi ci trova chiaramente in grande distanza da questo approccio, che ci sembra sia stato anche confermato nella sua erroneità da parte di alcuni elementi che ritroviamo e che erano presenti nella legge Fini-Giovanardi, che aveva un po' lo stesso prerequisito, la possibilità dell'arresto quasi come elemento di controllo, ma anche di avvio di un percorso. Quello che noi abbiamo visto, e credo che i dati siano in quegli anni presenti a tutti gli onorevoli che hanno avuto voglia di informarsi, che quel tipo di arresto, quel tipo di situazione non ha facilitato di nulla l'accesso possibile delle persone dall'arresto a dei percorsi alternativi. Mentre invece riteniamo assolutamente di riaffermare, anche per la validità che ha dimostrato, i numeri ce lo dicono, il libro bianco sulle droghe è già citato in molte delle situazioni, ma anche i dati del Ministero degli Interni e del Ministero della Giustizia legati all'importanza che ha avuto negli ultimi anni l'utilizzo di tutte le misure alternative in una logica di giustizia riparativa rispetto alla lieve entità. Noi abbiamo visto in questo senso, come realtà del privato sociale insieme ai servizi pubblici, un numero importante di giovani che ha avuto accesso con anche una condanna che, essendo sotto i 4 anni, ha potuto trasformarsi immediatamente in percorsi di mediazione penale, di lavoro socialmente utile, di messa alla prova, che hanno dato, e io credo questo sia innegabile, lo dichiariamo e siamo pronti a ridimostrarlo con tutta una serie di dati, che hanno validato percorsi efficacissimi da un punto di vista dell'elaborazione del proprio errore, dell'elaborazione del proprio consumo, di un ragionamento legato a questo. Per le situazioni più gravi noi abbiamo avuto anche, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto accoglienze nelle comunità con un elemento, lo dico per tutte e due le proposte di legge, lo dico alla Commissione. Attenzione, forse un'attenzione che dobbiamo avere è ad esempio un dato che ormai abbiamo negli ultimi anni, di quanto sui 10, 12, 13 mila tossicodipendenti certificati presenti nelle carceri mediamente, noi soltanto un 40% riusciamo a inserirli nei percorsi alternativi. Ma non perché non vengano scelti, ma perché i percorsi legati alla giustizia, alla lunghezza del giudizio, la definizione di una pena, l'invio poi a una misura alternativa, la magistratura di sorveglianza, stanno creando tempistiche lunghissime che non permettono. E quindi noi abbiamo che su una media di 10.000 persone che potrebbero avere, pur in carcere, misure alternative, non più del 40, quindi 4.000 persone riescono ad accedere, e in un momento ancora più difficile come questo legato all'emergenza Covid. In un momento come questo diventa difficilissimo attivare le misure alternative, mettere alla prova le persone, utilizzare gli strumenti territoriali, e quindi evidentemente vorremmo invitare sicuramente a ragionare sul fatto che quello che noi è un altro elemento importantissimo sul quale vorremmo riflettere e che rifletteste in maniera molto forte è l'appellarsi a due
modelli di tabelle delle sostanze che per ammissione degli stessi scienziati non hanno nulla di scientifico. Questa dichiarazione molto ideologica e poco sanitaria legata a sostanze leggere e sostanze pesanti, tabella 1 e tabella 2, sicuramente non riescono in questo momento a raccontarci nulla di quello che realmente sta succedendo. Credo che altri ve l'abbiano ricordato. Rimango, ad esempio, l'Europa ci segnala in questo momento quasi 900 sostanze non tabellate che in questo momento stanno arrivando in Italia attraverso tutta una serie di sostanze, chiamiamole chimiche, attraverso il web, attraverso il dark web, eccetera. Quindi il ragionamento è attenzione, perché ci sembra che sicuramente nella proposta Molinari vediamo un inasprimento delle pene assolutamente non logico rispetto a quello che è il fenomeno. I dati ci dicono che un terzo dei giovani studenti italiani tra i 14 e i 19 anni consumano una sostanza stupefacente e la metà dei giovani italiani sotto i 25 anni dichiarano di aver consumato una sostanza stupefacente. Attenzione, perché il rischio è che quel numero importante, in un momento in cui incontri in quel momento un poliziotto che in quel momento, o un carabiniere, una forza dell'ordine che fa il suo lavoro secondo questa revisione della legge, rischia di portare in carcere un giovane che probabilmente sta soltanto sbagliando e con cui il ruolo è educativo. Chiudo ricordando due aspetti che ci sembra purtroppo non vedere nella legge. Uno, che stiamo parlando per molti di questi giovani di un possessore consumatore e quindi che ha bisogno probabilmente più di incontrare un educatore e non tanto un potenziale spacciatore. In questo è una riflessione che come comunità stiamo facendo, ma ci piacerebbe fare in maniera molto logica, anche quindi poter considerare quel giovane come un consumatore non spacciatore, ma magari proprio per i modelli di consumo, un consumo collettivo, un consumo gruppale. Una sperimentazione da condannare, da seguire, dal punto di vista educativo, da accompagnare in una rielaborazione. Ma attenzione, già adesso noi abbiamo circa 1,5 milioni di persone che dal 90 sono passati nelle nostre prefetture per segnalazioni legate alle sostanze, con cui purtroppo per l'assenza di finanziamenti, per il non contatto con i servizi, gli assistenti sociali delle prefetture non hanno potuto che costruire minimi momenti di sorveglianza. Il ragionamento qual è? I dati ci dicono, la relazione al Parlamento appena presentata, credo che sia su questo assolutamente chiara, che il possibile possesso, la possibile piccola coltivazione ripresa nella legge Maggi, che secondo me merita una riflessione, la piccola coltivazione, sto chiarendo, nessun spaccio, nessun tipo di altro ragionamento. Devono poterci chiedere che tipo di ruolo vogliamo avere da un punto di vista legislativo, da un punto di vista educativo e da un punto di vista del sistema della cura rispetto a una sperimentazione che appartiene in maniera enorme a molti dei nostri giovani. E quindi siamo fortemente convinti che qualora anche l'onorevole Molinari avesse voglia, il confronto si potrà aprire quando vuole, sicuramente rispetto all'onorevole Maggi e ad altri. È un confronto che vorremmo riprendere e far diventare un dibattito concreto, serio, di revisione della 309, ma sicuramente con un ragionamento. Solo per ricordarvi una cosa, la Commissione ONU sulle droghe giusto oggi ha tolto la cannabis dalla tabella 4, lasciandola solo nella tabella 1, proprio per poter permettere agli stati invito dell'OMS per poter permettere agli stati, tra le altre cose, di poter iniziare a ragionare sul tema della cannabis come strumento sanitario e con tutta una serie di elementi. Questo vuol dire che probabilmente stiamo trattando sostanze profondamente diverse. La tabella 1 è esemplificativa, non è possibile mettere l'eroina insieme a tutta una serie di altre sostanze, ma questo riguarda la 309. E quindi attenzione. Il rischio è quello di un dibattito ideologico e che invece non sia figlio di dati che la relazione al Parlamento ci sta dando, di indirizzi europei legati alle linee guida, ai quattro pilastri, all'OMS e alla Commissione ONU,
che ci stanno dicendo delle cose molto precise che purtroppo non troviamo, soprattutto nella legge Molinari e che vorremmo invece integrare nella legge Maggi. Vi ringrazio molto, più sintetico di così ci mi sembrava praticamente impossibile. Assolutamente, assolutamente, dottor De Falco, io la ringrazio molto per il suo intervento, estremamente chiaro, estremamente utile, per tutti i commissari. Io ora vedo se qualcuno chiede di intervenire per porre delle domande. Mi pare che non ci sia nessuno. Le chiederei io una sua opinione molto veloce, anche perché tutte le considerazioni che attengono al tema e che riguardano, diciamo, gli aspetti sociali, sociologici, educativi sono di estrema importanza, ma io le chiederei una riflessione, diciamo, su un tema più strettamente attinente alla competenza della nostra Commissione, la Commissione di Giustizia, che quindi si occupa di quelli che sono in particolare gli aspetti, diciamo, giuridicamente rilevanti da un punto di vista penalistico della vicenda. E quindi io le chiederei questo: a suo parere, dove deve fermarsi la sanzione penale? Cioè, quali sono le condotte che effettivamente meritano di essere sanzionate penalmente e quali invece a suo parere sono quelle condotte che viceversa devono essere tenute al di fuori della sanzione penale e devono viceversa essere ricomprese eventualmente in un quadro più generale educativo di recupero, se vogliamo utilizzare questa parola sociale, anche perché io credo che converrà con me nel fatto che vadano ad esempio tenuti sottoposti a trattamenti diversi, anche giuridici, i minorenni rispetto ai maggiorenni, il ragazzino di 13 anni rispetto all'adulto di 50. E quindi, in linea di massima, io appunto le chiederei fino a che punto, secondo il suo parere, deve essere lasciata libertà di azione alle persone. E qual è il limite della sanzione penale secondo la sua opinione e la sua esperienza? Prego, prego, a lei la Eccomi qua, eccomi. Grazie Presidente. Allora, in maniera il più possibile sintetica. Primo, noi abbiamo la necessità, come lei ha detto, di fare un ragionamento sui minori. Nel senso che in questo momento il tema della giustizia minorile ha bisogno di una riflessione importante anche alla luce di quelli che sono delle sperimentazioni importanti che la magistratura legata ai minori, il tema della giustizia riparativa, della messa alla prova, di una serie di ragionamenti importanti e di riflessioni, sono argomenti che devono entrare in questo ragionamento. Dico perché? Perché sempre di più il consumo di sostanze stupefacenti, ma non solo, anche alcuni abusi legati all'alcol e ad alcune azioni di tipo violento rispetto al bene pubblico, eccetera, che hanno dentro alcuni consumi, sicuramente hanno bisogno di una legislazione molto precisa per ragionare su quelle che sono una serie di atti che vanno presi in carico dove è possibile con un coinvolgimento delle famiglie, ma in altre situazioni con un coinvolgimento del sistema educativo, sociale e sanitario del territorio. In questo momento noi rischiamo di non avere sui minori un intervento mirato che provi a far riflettere su questo tema. L'abbassamento dell'età rispetto ai consumi ci deve interrogare anche rispetto all'adeguatezza della legge e quindi rispetto ai minori credo che ci debba essere un percorso. Anche, e dico e aggiungo questo aspetto perché lo vedo che non è nelle leggi, anche con un preciso percorso, tra le altre cose, noi non abbiamo una legislazione mirata rispetto alle comunità per minorenni dipendenti da sostanze stupefacenti.
o abusatori in maniera problematica e quindi con un intervento sanitario. E quindi anche la legislazione deve poterci mettere in campo la possibilità che per alcune di questi minori non abbia soltanto un problema di comunità pedagogiche, ma di comunità specifiche per il trattamento di queste situazioni. Questo è un primo pezzo. Un secondo elemento, io credo che la legge da sempre, dalla 309 lo denunciamo da sempre, faccia eccessiva sovrapposizione su atteggiamenti profondamente diversi. Lo spaccio, il grande spaccio, le organizzazioni, il controllo delle organizzazioni, eccetera, deve essere un investimento mirato che le forze dell'ordine ci chiedono regolarmente. Va separato la lotta al traffico, anche territoriale, in maniera molto chiara, con un investimento specifico anche legislativo. Poi c'è una discussione molto delicata che ci trasciniamo da 30 anni di dov'è il confine. In questo senso le forze dell'ordine ci chiedono una mano, ma si può costruire insieme, di dov'è il confine in cui un atteggiamento, ma qui le forze dell'ordine possono darci una mano enorme, qual è il confine di un atteggiamento che in alcuni momenti è la stupida, qualcosa di più, grave coinvolgimento nel piccolo spaccio di alcuni giovani che si illudono di un guadagno facile, per cui ci deve essere una legge mirata, un intervento, da una connessione invece di uno spaccio organizzato. Credo che chiunque di voi abbia in mente le situazioni di Rogoredo, di Scampia, eccetera. Noi dobbiamo avere il coraggio, anche legislativamente, di trattare diversamente fenomeni profondamente diversi. Il ragionamento qual è? È il grande furto e il piccolo furto che dobbiamo, le quattro mele, non voglio paragonare, ma insomma, le quattro mele delle persone stupide o furbe o che si credono furbe o in grossa difficoltà, e invece il grande furto che in questo momento va sancito. Quindi io credo che ci sia una contraddizione sulla quale anche un po' le leggi, le due proposte di legge si scontrano, che è proprio dov'è il confine tra quel possibile anche piccolo spaccio o acquisto collettivo, come la Corte Costituzionale ha detto, no? Che va in questo momento normato, affrontato, gestito tra territori. Non basta probabilmente la segnalazione alla prefettura, ma non possiamo far scattare immediatamente l'arresto. Cioè il ragionamento è, in quell'area grigia che la legge ci consente, noi dobbiamo avere il coraggio, e la Commissione credo che ne abbia pieno titolo, per entrare a costruire una differenza che investe fortemente nel grande traffico e prova a rompere i ponti di contatto con quello che invece è il rischio dell'ingaggio dei minori, delle situazioni dei quartieri più poveri, dell'illusione della farsa, del facile guadagno. In questo, tutti i processi minorili, tutta una serie di percorsi minorili, le messe alla prova, i lavori socialmente utili, che sono stati utilissimi in molte situazioni, possono venirci, che è un'esperienza importante che stiamo gestendo, possono venirci in aiuto come elemento integrativo tra o libertà o carcere. Benissimo, io la ringrazio per il suo intervento e per il suo contributo, che sicuramente sarà prezioso per il proseguo dei nostri lavori. La saluto, mi auguro di poterla sentire anche in altre occasioni su questi temi così di rilievo. Per i colleghi dichiaro chiusa l'audizione e ci aggiorniamo prossimamente. Arrivederci a tutti. Grazie a voi e dell'invito. Grazie, arrivederci. Grazie.